In località Vallicelle a Camerino è stata inaugurata la nuova ciclostazione elettrica. Grazie ai fondi europei messi a disposizione dalla Regione Marche e insieme alla Contram Mobilità, il Comune di Camerino ha messo in piedi il progetto che oggi vede già realizzate nel territorio diverse stazioni di ricarica, sia di auto che di biciclette elettriche. Una opportunità in più che si sposa perfettamente con l'iniziativa già in piedi di Camerino Meraviglia, un percorso immerso nei suggestivi scorci e panorami del centro storico e per tutti i sentieri che collegano il territorio con quello circostante, come sottolinea Riccardo Pennesi, consigliere al Comune di Camerino. È un passo in avanti che il Comune di Camerino fa verso l'ecosostenibilità, perché sappiamo che comunque questo è l'obiettivo anche dell'Agenda 2030, no, dell'ONU, e quindi ci sentiamo orgogliosi di questo passo e cerchiamo di fare sempre meglio e di trovare nuove situazioni, nuove soluzioni per migliorare questo progetto e per crearne sempre di nuovi. La ciclostazione è un progetto innovativo che, attraverso la circolarità delle bici, collega tra di loro più località. Al momento sono già attive due ciclostazioni a Camerino, una a Sefro e una a Castel Raimondo, che è in fase di partenza, e presto anche in altri punti strategici del territorio. Questo consente di prendere la bici in una postazione, arrivare da un'altra, lasciandola nella stazione successiva. La mobilità dolce permette di esplorare il territorio, che bene si presta a questo tipo di attività in maniera sostenibile. La ciclostazione prevede che prima si fa un carico di credito su una tessera abilitata allo sgancio della bici, dopodiché ci si avvicina alla ciclostazione e senza nessun contatto e tutto contactless si avvicina alla carta e la ciclostazione offre la prima bici disponibile e l'utente la può sganciare e iniziare subito a pedalare. I costi del sistema, la bicicletta, la city bike, la bici normale, costa 1 euro l'ora. La mountain bike con prestazioni maggiori col motore direttamente in asse sui pedali costa 2,5 euro l'ora. La nuova ciclostazione di Camerino si trova nel quartiere di Sant'Anna, zona fortemente colpita dal terremoto, ma la curiosità arriva dal fatto che è stata inaugurata proprio nel giorno dedicato alla Santa Protettrice delle Madri e delle Partorienti, una sorta di benedizione sulla creazione e realizzazione di questo progetto che rappresenta un passo avanti per l'ecosostenibilità del territorio. La transizione ecologica è il tema che più sta a cuore alle nuove generazioni ed è una vera prospettiva con cui guardare al futuro. È quello che sostiene il presidente di Contram, Stefano Belardinelli. È un bel segnale anche di presenza in un quartiere di Camerino, peraltro duramente colpito dal sisma. Speriamo ovviamente che questo tipo di mobilità e questo tipo di assistenza si allarghi per favorire quella transizione ecologica che oramai l'Europa e in parte l'Italia vedono come la vera prospettiva futura e che, voglio ricordare, le nostre nuove generazioni ci chiedono.